Molto spesso nei sistemi di difesa personale e anche nel Krav Maga si fa l'errore di concentrarsi sulla tecnica in sé. Concentrarsi sulla tecnica è una banalizzazione di un problema che spesso non si conosce appieno e non si sa come risolvere bene. E allora che cosa si fa? Ci si concentra su un particolare e lo si spettacolarizza. Per cui voi vedete video su YouTube di tecniche bellissime da vedere, eccezionali. Non voglio dire che siano sbagliate, ma voglio dire che non è quello il punto. È un po' come quando andate al cinema perché avete visto un trailer che era fenomenale. Vi vedete il film? Una palla abominevole, un film inguardabile. Perché? Perché magari è un film che oltre il trailer, quei quattro espedienti del trailer, non ha altro. Il concetto di un percorso all'interno del Krav Maga, come in qualsiasi altra arte marziale, è quello di darvi qualcosa. Quando è che voi vedete un film che dite cavolo che bello? Quando all'interno del film c'è una progressione, uno sviluppo e vi lascia qualcosa. Vi lascia qualcosa di concreto, qualcosa che portate con voi, che è l'esatto obiettivo di quello che facciamo noi e di quello che faremo in questa lezione. Ok.